Il Guerrilla Gardening già dal nome ha un po' uno spirito, diciamo, se si può dire paramilitare, per cui l'idea è quella di proporre una specie di giardinaggio d'assalto. Ovviamente il concetto di guerrilla è ironico perché poi si va a piantare piante e fiori. In genere le autorità non ci danno molto fastidio quando faccio gli attacchi, diciamo sono incuriosite dal fatto che ci siano delle persone di notte che scavano in un'aiuola, per cui si fermano, ci chiedono se stiamo seppellendo un cadavere, se stiamo facendo qualcosa di strano. Quando gli spieghiamo quello che siamo lì a fare, in genere ci tengono d'occhio, ma ci lasciano in pace. Il movimento si è diffuso soprattutto grazie a internet e adesso tramite Facebook riusciamo ad avere una comunità più attiva, più amalgamata. Guerrilla Gardening è uno strumento per portare un messaggio. Qualunque cosa vogliate esprimerla, farlo con le piante e con i fiori è il modo sicuramente migliore.